Allora, bentornati a tutti quanti in questo nostro spazio di condivisione e di dialogo. L'unica cosa che voglio ricordare prima di lasciare lo spazio al professor Pontalti e alla professoressa Armezzani è che è online il nostro sito, lo potete trovare al link associazionepsicologiafenomenologica.it. E da questo sito potete iscrivervi, fare richiesta di iscrizione all'associazione. Questo è importante perché chi è interessato a partecipare con noi a questo processo di costruzione, insomma, può iscriversi al sito e direttamente aggiungendo il curriculum e una brevissima presentazione. E oggi parliamo della prospettiva fenomenologica nella terapia familiare. Approfitteremo delle conoscenze e delle ampie vedute del professor Pontalti e lascio lo spazio alla professoressa. Grazie Giuseppe, hai detto bene, bentornati. Mi fa piacere che molte persone, molti sì, l'abbiamo già incontrati nelle altre conferenze. Purtroppo siamo arrivati all'ultima delle sei conferenze con i nostri maestri e stasera abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Corrado Pontalti. Il tema, lo sapete, è la psicoterapia della famiglia e ve ne sarete accorti che il tema della famiglia non è molto trattato in fenomenologia. Per la letteratura fenomenologica, diciamo che raramente ha affrontato il tema della famiglia. Per questo è un'occasione particolarmente preziosa quella di avere con noi il professor Corrado Pontalti, perché sentiremo parlare di famiglia da una prospettiva nuova, che è decisamente fuori dagli stereotipi, dai luoghi comuni anche degli psicologi, e ne sentiremo parlare da una prospettiva sapiente che conosce bene a fondo e attraversa tutti i modelli per superarli, io direi attraverso un esercizio del pensiero che alla fine non solo mette a una persona come è di solito nella prospettiva fenomenologica, ma finisce per azzerare anche il significato di psicoterapia fenomenologica. Questo l'ho sentito dire da Corrado Pontalti e non è una mia interpretazione. E mi ha fatto molto piacere che venisse messa in discussione la parola psicoterapia. Bisognerà che ce ne inventiamo un'altra. Siamo le persone adatte per inventare un altro modo di dire questa cosa. Ve lo presento, Maria, se mi chiami Corrado, secondo me è molto allora, più bello. Corrado è un medico, è uno psichiatra, è un neurologo, ed è stato. Sì, vabbè, hai tutti i titoli che ho appena detto, sono sicura. Psichiatra. È stato professore nella facoltà di medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'università è stato primario del servizio di psicoterapia familiare. Ha insegnato sempre nell'Università del Sacro Cuore, nella facoltà di psicologia ed è membro di numerosissime associazioni scientifiche nazionali e internazionali. È stato past president della COIRAG e collabora alla direzione della rivista Terapia Familiare. Naturalmente è docente nella scuola di specializzazione in fenomenologia clinica di Firenze, nei corsi della scuola e dove proprio, lo ricordavamo prima, ci siamo conosciuti nell'atmosfera un po' magica di Figline. E è autore di numerosissime, tantissime pubblicazioni che riguardano questo tema della psicoterapia familiare di gruppo,
della psicosociologia della famiglia e della psicopatologia dei disturbi di personalità. Vi segnalo due libri che ha scritto insieme ad altri autori. Uno ha questo titolo, anche questo fuori del comune, Polis Analisi per una clinica del sociale, e l'altro un titolo di cui poi ti chiederò notizia, è La guarigione dell'anima, spiritualità e psichiatria. Mi sembra che già venga voglia di leggerli tutti e due. Lascio la parola a Corrado e poi alle domande vostre, forse anche mie, sicuramente qualcuno la farò. Beh, intanto grazie di cuore di questo esserci insieme, che mi fa veramente tanto piacere. Poi, come già abbiamo ampiamente dimostrato nel tempo immediatamente precedente alla presentazione, abbiamo già casseggiato con molti dei presenti, quindi per dire che c'è una comunità trasversale che ci segue, ci accompagna, che incontriamo, ci perdiamo, ci ritroviamo, e questo mi sembra un dono della vita che veramente, come dire, non finisco di ringraziare. Quindi l'essere qui è con voi, e quindi aver anche potuto, dopo averla tanto sentita nominare, conoscere meglio la professoressa Armezzani, che in questi intrecci abbiamo scoperto che abbiamo bazzicato persone e luoghi assolutamente gli stessi, però non ce l'avamo mai incontrati. Quindi qualcosa di questa gratitudine di cui vi parlavo, come dire, ne fa parte. Come dire, un po' di storia, un po' di mia storia, due minuti per capirci. Io mi sono specializzato appunto in neurologia e psichiatria, perché all'epoca così si chiamava, nel 1970, a Pavia, prima che diventasse una delle poche università con De Martis, Petrella, eccetera, impronta psicoanalitica, quindi un po' prima. Però ho avuto la grande fortuna che mi hanno obbligato a leggere lo Jaspers, che assolutamente non era previsto abitualmente. Quindi, come dire, questa possibilità che mi ha riportato, quindi negli anni immediatamente dopo la laurea, dentro il mondo della filosofia, che ho sempre amato, anche soprattutto durante il liceo, come dire, è rimasto un fascino profondo e sospeso, perché poi il mio percorso di formazione, di clinica, di lavoro è stato in ambito psicoanalitico e, per fortuna, molto rapidamente in ambito della terapia analitica di gruppo, della gruppo analisi. Quindi, come dire, la possibilità di confrontarsi giovani rapidamente con il multipersonale, che all'epoca aveva una caratteristica, e sicuramente chi c'era, forse Gilberto e Ugo, come dire, l'hanno percepito in prima persona, questa dimensione multipersonale, al di là adesso di tutti i paradigmi, di tutte le procedure di cui non vi annoio sicuramente, però era veramente percepito non come una terapia di gruppo, era dentro il senso dei cambiamenti sociali dell'epoca, cioè era il senso delle comunità terapeutiche, era dentro il senso che era un campo terapeutico che aveva moltissimo a che fare con le trasformazioni che stavano avvenendo. No, voi pensate che erano gli anni tra il 70 e l'80, cioè esattamente tutto il tempo che è andato a costituire, come dire, la storia. E nel citare questo bellissimo relazione, che poi trovate su YouTube per chi non l'avesse vista, di Gilberto, sulla, questo che si chiama Follia cura mondo,
una narrazione molto simile a quella che faccio io sempre, ma questo è importante, nel senso che vuol dire che la lettura di quegli anni è necessaria per capire qualcosa dell'epoca di oggi. Perché veramente l'intreccio, la speranza, questa convinzione profonda che io ho sempre cercato di trasmettere, che Gilberto ha ripreso in questa sua conferenza, che la cronicità fosse un artefatto sostanzialmente manicomiale. No, ci stimolava in maniera fortissima a cercare di essere efficaci prima della cronicizzazione. Mi ha commosso che Gilberto ha usato le stesse parole mie, in percorsi ovviamente completamente diversi, ma poi ci conoscevamo, di dire che lo scandalo è stato l'emersione del costrutto nuovi cronici. No? Nuovi cronici che voleva dire che non sapevano manco, erano nati quando manco si parlava più di manicomio. E questa è stata una sfida terribile persa, perché era una sfida che poneva in crisi radicale le nostre competenze terapeutiche, la nostra capacità di fermare la cronicità. E lì, come dire, l'antico messaggio di psicopatologia generale di Jaspers ha trovato, come dire, per me personalmente un aiuto importantissimo nel riemergere della clinica psicopatologica, ma dentro le istituzioni, come un fiume carsico, la cui riemersione, no, soprattutto in alcuni luoghi. Giulio, mi vede? No, elettivamente a Firenze, no? Anche a Padova, ovviamente, no? Che anche psicoanalisti che si sentivano psicoanalisti, ma che lavoravano nelle istituzioni, da Franco Fasolo a Giovanni Gozzetti a Ludovico Cappellari, e potrei fare un lungo elenco, no? Sull'onda di Barison. No, e c'è stato questo primo convegno a Firenze, di cui mi dimentico sempre la data, ma intorno al 1992-93, in cui oddio, questa è l'età, il nostro maestro di filine. dai, aiutami. Ballerini, grazie. Non è una rimozione, come diceva un mio amico, il neurone cascato nel vuoto, no? E l'aveva organizzato lui, e mi ricordo ancora questa gioia dell'esserci. Ed era l'epoca che poi ha avviato Filine, che quindi ha rigenerato questa riemersione di connessione tra i luoghi dove la psicopatologia fenomenologica era in qualche modo rimasta sotto traccia. Ed è stato fondamentale quel passaggio, per me in primis, ma in realtà per chiunque abbia voluto beneficiarne o ne vuole beneficiare oggi, perché quel tipo di riemersione era dentro veramente, come dire, il tentativo di trasformare e di non sentirsi sconfitti dalla nuova cronicità. È stato un ritornare, un andare verso un pensiero di nuovo radicale sulla costituzione dell'essere umano e sulla costituzione della patologia come dimensione dell'umano. Sui nuovi cronici, no, nella mia lettura, quindi del tutto arbitraria, in realtà sono state scelte due spiegazioni molto banali, molto idiote, ma ovviamente imperanti, dicotomizzandosi tra la psichiatria e la psicologia clinica.
sostanzialmente banalizzandolo anch'io in questo momento, no? La prima, quello che è successo è, in fondo aveva ragione Kraepelin, la schizofrenia è banalmente una malattia cronica evolutiva senza speranza, quindi perché vi meravigliate della cronicità? È un'ovvietà prevista. L'altra spiegazione, molto meno, come posso dire, paludata, però disperatamente imperante in campo psicoterapeutico, è stato quello di dire che la cronicità è colpa della famiglia. No? Cosa vuoi mai che con quella mamma non diventasse schizofrenico? Frase che io mi sono sentito ripetere dovunque andassi, nelle comunità terapeutiche o nei servizi, come un'ovvietà, no? Cosa vuoi mai? No? Ovviamente magari non veniva detto ai congressi, veniva detto in maniera molto più sofisticata, poi nei corridoi dove sempre si scopre la verità del nostro linguaggio, perché non la scopri nei convegni, la scopri nei corridoi, no? Perché nei corridoi che dici vuoi che con quella mamma non diventasse schizofrenico, no? E così via, no? Dalle mamme simbiotiche alle mamme frigorifero, ai padri assenti, non vi faccio perdere tempo, no? Ma l'aspetto che a me preme è dire che l'eziologia veniva messa lì, quindi è genetico o è la mamma? No, in un riduzionismo terrificante se uno ci riflette, però totale, no? Articolatissimo. No? Migliaia di libri e decine di anni a spiegarci che senza l'attaccamento sicuro nascono i pazienti psichiatrici, no? O che senza il rapporto madre-bambino miracolosamente nell'area transizionale di Winnicott nascono i pazienti psichiatrici, possiamo raccontarcela come vogliamo. Il sospetto che la patologia nasce nella genitorialità malata è diventato un dogma assolutamente identico a quello che tanto aveva la zia schizofrenica, vuoi che non diventi schizofrenico. O nella versione attuale, meno sofisticata, ma nosograficamente più spendibile, c'aveva la nonna maniaco-depressiva, vuoi che sto adolescente non abbia gli stigma della malattia maniaco-depressiva, per cui ovviamente perché non dargli un po' di neurolettici presto, che così non diventerà cronico? Cioè, quello che mi preme condividere con voi è il fatto che il riduzionismo è stato molto più spietato di quanto noi riusciamo a dirci. Ed è lì è nata, come dire, la figurazione, no? Da un lato della biologia, sofisticata quanto volete, ma comunque sempre determinante, oppure di questa famiglia isolata nel mondo in cui, secondo come è la madre in primis, come è il padre collateralmente, diventa la spiegazione, la comprensione di tutto. Voi provate a riflettere sugli insegnamenti o sull'atteggiamento quando si va a esplorare, no? Il sentimento, no? Si scopre, ma lo dico perché bazzicando da anni e anni con psichiatri specializzati in psicoterapia, non ha importanza, immediatamente la genitorialità è vista con estremo sospetto. Provate a rifletterci. E questa dimensione, come dire, fa scopa, nel senso che si va poi a connettere in maniera immediata sull'organizzazione dei progetti di cura.
ma questo è un passaggio che vedo di affrontare un attimo più in là. No, perché a questo punto noi abbiamo due epistemologie molto forti in campo psicologico, psicoterapico. Quella analitica, quella sistemica e terza arrivata fuori dall'immersione del forme carsico, anche quella della prospettiva della psicopatologia fenomenologica. Forse può essere interessante dire che non è il fatto che si parlasse di famiglia che risolveva il problema, perché tutta la lettura interna era la patologia familiare che generava la patologia. No, basta che pensiate a tutti i costrutti semantici, perché sono quelli che ci aiutano, no? Famiglia rigida, famiglia manipolativa, famiglia fusionale, tutte le terminologie, anche il campo delle terapie sistemiche, erano tutte che attribuivano, no? Negli anni 70-80 era uscito quel film sulla vita familiare, no? londinese, dove vedevi proprio una famiglia che costruì, padre e una madre, ovviamente, che costruivano la schizofrenia della figlia. No? I libri dell'epoca, no? La famiglia che uccide, potrei citarne quanti volete. No? Una società senza padre. Cioè, quindi, questa dimensione ha avuto moltissimo a che fare. Voi pensate derivati di questa convinzione in campo psicoanalitico della psicoanalisi infantile e degli adolescenti. No? Il tabù totale che i genitori incontrassero l'analista del figlio. No? Facciamo 5 sedute al bambino e i genitori andassero a curarsi con qualcun altro. No? Quindi, ancora una volta, quello che domina, quello che io dico sempre con i miei specializzandi, la cultura radicale del bisturi. Come ritagliare i campi terapeutici, come ritagliare gli assetti, non come connetterli, come ritagliarli. Ma questo è verissimo anche oggi. Cioè, in qualunque scuola di psicoterapia tu vada, se dici ma hai parlato anche con la madre, col padre, con la famiglia, ti guardano come se stessi toccando, portassi un cane in chiesa a mangiare l'ostia. Ma perché mi preme dire questo? È che quindi la risposta allo scandalo dei nuovi cronici, invece di porre radicalmente la domanda sui nostri paradigmi e sui nostri sistemi di cura, ha spostato la situazione in maniera paranoicale sulla colpa di qualcos'altro e non ha minimamente avviato una riflessione sui nostri sistemi di cura. Basta pensare in campo analitico, no? Il paziente non ha sufficienti motivazioni. Campo infantile e adolescenziale. Il mio adolescente andava bene, ma la madre non ha retto il miglioramento del figlio. No, un grande filosofo delle scienze, Grimbaum, ha detto: ma come facciamo noi filosofi a parlare con voi terapeuti? Che avete la spiegazione dei vostri fallimenti incorporato nel paradigma stesso. Invece di chiedervi perché qualcosa non sta dando come vi aspettate, voi avete già la risposta prima di porvi la domanda. No,
Quindi alla fine cosa succede? Succede che i paradigmi sono andati rinforzandosi, pescando nel passato, tutti, compresa la psicopatologia fenomenologica, a isolare la persona. Il campo analitico è semplice, l'illusione che il paziente, qualunque gravità abbia, è comunque lui lì. E mi basta lui, non ho bisogno di nessun altro. Però prendiamo, e adesso lo dico malissimo e mi scuso, mi metto in ginocchio, no? Siamo molto affascinati dalla dimensione dell'Erlebnis, dell'io, io mondo, ma non inteso come lo dice Gilberto in questa tradizione, no? No, ma di che è fatto sto mondo? E dovrei pure andare a dire di che mondo stai parlando. No, quindi questa fiducia che la relazione duale sia sufficiente per impedire la cronicità o per risanare le persone. È il problema che vorrei condividere con voi. Perché il confine, il primo confine di questo mondo, no? In realtà è il familiare. E se noi ipostatizziamo il termine mondo con tutto il significato profondamente filosofico, profondamente euristico che ha, ma non lo andiamo a interrogare, in realtà ci troviamo in una dimensione comunque solipsistica, come se le significazioni, l'assenza di significazioni, il vuoto ontologico per cui poi non puoi che delirare, veramente scusatemi l'assoluta banalità con cui uso termini di una preziosità estrema e di una complessità estrema. No, però poi di che è fatto questo mondo? Perché chiedersi di che è fatto questo mondo vuol dire chiedersi anche come si costruisce la mente delle persone. Perché certo, noi stiamo tranquilli, se diciamo che la mente si costruisce nel rapporto madre-bambino, chi se ne frega del mondo? Se diciamo che il problema è che quel padre lì è assente, chi se ne frega del mondo? Se ci poniamo il problema che banalmente c'è qualche gene su un 4-5 cromosomi che è andato a configurare tutta una cinetica dei mediatori encefalici in una certa maniera, chi se ne frega del mondo? Ma questo è l'assunto, diciamo, filosofico, radicale, ma la mente, da quale mondo è attraversata nella sua costruzione? E se ci poniamo questa domanda, no? E pensiamo che in realtà poi il compito che tutti abbiamo è quello di poter dare senso all'ambientazione in cui ci troviamo. Perché poi quando diciamo mentalizzazione, quando diciamo qualunque terminologia ci interessa usare, ma da quale mondo? Quali sono le significazioni ambientali con cui la mente organizza le prime procedure di comprensione, di senso, di costituzione dell'oggetto, di costituzione ancor prima della relazione rispetto all'oggetto? Cioè, o pensiamo che sono mondi invarianti dalla preistoria fino ad oggi, o dobbiamo dirci che il mondo
in cui si è costruita la mia mente, qualunque essa sia, per carità, non ha niente a che fare con il mondo con cui si è costruita la mente dei miei figli e non ha niente a che fare col mondo in cui si costruisce la mente dei miei nipoti. La famiglia che io ho abitato non ha niente a che fare con la famiglia che io ero per i miei figli e non ha niente a che fare con la famiglia in cui crescono i miei nipoti. Perché è cambiata completamente. Ma perché è cambiata completamente la famiglia? Perché è cambiato completamente il sociale. Dove sta la famiglia? Noi facciamo un errore strano, se vogliamo. No, pensiamo che la famiglia sia un'entità isolata. Allora, quello che per me è stato essenziale è lavorare tanto, non poco, intensamente, con antropologi culturali e sociologi. Se volete, anche con studiosi del diritto. Perché se volete un esempio banale, scusate le deviazioni un po' erratiche che mi concedo, no? Fino al 2000 ci sono due leggi che riguardano la famiglia. Il cambiamento del diritto di famiglia del 1974 e la legge sul divorzio. Due. Dal 2000 al 2021 sono 21 le leggi che mettono la mano dentro la famiglia. E adesso la Cartabia sta riproponendo una commissione per cambiare il diritto di famiglia. Se pensare in questi termini ha un senso, e questo lo vedrete voi o me lo direte voi, no? Ovviamente dobbiamo pensare che se cambia il modo che una società ha da guardare la famiglia, vuol dire che la famiglia è quello che decide la società che debba essere. Quindi è il sociale che organizza il familiare, non si organizza da sola la famiglia. E quando io ero bambino il sociale dava un mandato alla famiglia, diverso dal mandato successivo, dai mandati successivi. Cioè la famiglia è quell'organismo che deve, come dire, rispondere alle istanze del sociale rispetto alle generazioni successive. Quindi è un organizzatore socio-antropologico la famiglia, che trova il senso sul mandato sociale. Quindi mano a mano che cambia la storia, cambiano i mandati. Quindi cambiano i codici di senso nelle genitorialità, cambiano i codici di senso nei transiti di un bambino, di un adolescente. Allora, vederla in questa maniera, come dire, almeno a me aiuta, come clinico, a sapere che io non incontro i miei genitori, incontro genitori di questa epoca. E quindi mi devo porre la domanda: qual è il mandato sulla genitorialità che il sociale ha sviluppato negli ultimi 20-30 anni rispetto al mandato sulla mia famiglia? Se voi calcolate che fino dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'84% della popolazione italiana viveva in campagna, nei paesi, nelle valli. Quindi la cultura, i mandati, erano semplici. Il mandato sulla famiglia è generare un membro della comunità che prenda il tuo posto. Quindi era un mandato di cittadinanza, punto. C'era nessun mandato affettivo.
è ovvio che sarebbe un discorso che ci porta lontani, ma mi preme per dire che parlare di famiglia pone immediatamente il compito non su come funziona, ma come è cambiata la storia rispetto a cui la famiglia viene definita famiglia. E voi vedete benissimo, perché è, come dire, pane quotidiano, la fatica enorme oggi di dire cos'è la famiglia. E la lotta politica per dichiarare che questa è famiglia, questa non è famiglia, che c'è una famiglia naturale, che questi non sono due genitori, c'è solo il genitore biologico, il genitore non biologico non è neanche registrabile all'anagrafe come genitore. E questo è il nostro dibattito attuale. Ma voi immaginate che un dibattito così si poteva fare 40 anni fa? Qui la famiglia era stradefinita. Quindi noi incontriamo nella clinica situazioni che sono dentro questa storia. Ma questa storia, come dire, ci pone una domanda molto radicale, molto più radicale che in passato. E credo che qui i colleghi che tanto hanno lavorato nel pubblico o come Gilberto nella continuità mi capiscano bene. No, la domanda radicale, che invece ha a che fare moltissimo col patrimonio della psicopatologia, della fenomenologia, io la poi la declino come psicopatologia fenomenologica, la domanda è: dove è il paziente? Perché porti la domanda dove è il paziente vuol dire che hai davanti apparentemente una persona. Ma dove è la sua organizzazione psichica? Ma ancora di più, dove è la sua dimensione mentale? In quale ambiente in realtà è? Dove cavolo è? È una domanda disperatamente inquietante. Può essere dentro una costruzione delirante? Bene. Però è molto lì, quindi il nostro bisogno è di dire quanto di lui è rimasto qui che io posso riuscire a entrarci in contatto. Ma se parte importante di lui è rimasto, mettiamo, nel suo letto di casa, o è rimasto dentro la storia della sua famiglia, o come nelle adozioni internazionali, che sono un problema sempre più ampio in psicopatologia, perché siamo pieni di adolescenti adottati di adozione internazionale che uno dice sono completamente pazzi. Non voglio entrare nelle nosografie, no? Deliri, allucinazioni, rotture comportamentali, no? Fratture enormi. Abbiamo i tribunali dei minori, pieni di famiglie, di coppie, che restituiscono i figli alla società. Perché è possibile, non ne vogliamo più sapere. Però uno dice, ma quanto di sto vostro figlio adottivo è rimasto in Brasile? Quanto è rimasto in Russia? Quanto non avete considerato non voi genitori, noi psi che facciamo le pratiche per la, diciamo, che la coppia competente per l'adozione e poi le molliamo lì. Quanto abbiamo chiaro che nell'adozione internazionale ci arrivano migranti e non ci arrivano adozioni? Quanto abbiamo chiaro che ci arrivano bambini di 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni, permeati come mente dalla loro lingua, dal loro cibo, dai loro odori,
dal loro sacro. Poi vengono qui e li facciamo diventare italiani. Magari qualcuno ricambia pure nome. E tutta quella parte lì, dove è rimasta? Una marea di storie abbiamo, come dire, che sono anche finite bene, pur partendo da, come dire, da quadri fenomenologici gravissimi, ma in cui il quadro fenomenologico era un quadro non delirante nel senso proprio del termine, era un quadro dissociativo. Cioè un pezzo della storia era altrove. Ne abbiamo tante di queste storie che quando pensi in questi termini e riesci a riragionare in questi termini, tu scopri che c'è un pezzo presente in un altrove che puoi benissimo andare a pescare. Ti porto un esempio paradigmatico, un esempio, uno dei tanti, ma che ci aveva molto colpito anni fa, dentro una comunità terapeutica dove io facevo il supervisore, ma per tanto tempo l'abbiamo un po' costruita insieme, no? Un ragazzo gravissimo in comunità, adottato dal Brasile, senza speranza. Abbiamo provato come equipe a ragionare in questi termini, facendo molte cose, riparlando del Brasile, adesso non ve la faccio lunga, cioè provando a risignificare i passaggi. A un certo momento questo ragazzo scompare dalla comunità. Tutti ovviamente angosciatissimi. No, passano due giorni e chiamano. E sapete da dove chiamano? Dall'ambasciata del Brasile. Questo ragazzo era andato all'ambasciata a Roma del Brasile. Quindi con la forza di questa evidenza, no? Con i genitori, con la comunità. Poi torniamo in Brasile, i genitori sono tornati in Brasile a rivedere i luoghi, gli odori. No? Attualmente questo paziente, assolutamente schizofrenico, cronico, irrecuperabile, ha fatto l'Accademia Militare di Modena, che voi sapete che non è semplicissima, ed è un alto ufficiale dell'esercito italiano. Allora, se noi ci poniamo la domanda di dove è il paziente, abbiamo uno strumento, secondo me, importante, perché intanto abbiamo mediatori possibili. Due, possiamo non essere catturati dal costrutto così, come dire, mortifero, di definire sia schizofrenia sia soprattutto delirio. Io una volta ho detto a Gilberto: per come tu mi vai a definire la schizofrenia, e c'è un bellissimo video di 2 anni fa, se non di più, di cui non mi ricordo il titolo in questo momento, forse in quell'altro posto come filine, Gilberto, come si chiama? A Cerignale, Bravo, bravo. Dove dice, benissimo, uno ti ascolta e capisce benissimo che la schizofrenia non esiste. Perché deve avere tali e tante caratteristiche che di fatto non esiste. E questo ce lo siamo detti mangiando un baccalà alla Livornese in quel di Filine. Ma anche la definizione, il dire questa fenomenologia è un delirio oggi, nel cambiamento epocale, storico, dei significanti, diventa estremamente problematico. Sempre cito Gilberto, queste robe sono quello che io imparo dalla fenomenologia, dalla psicopatologia fenomenologica. No, quindi l'estrema faticosità, scusate, l'estrema rigore che la nostra epoca imporrebbe per
l'uso di nosografie, che invece sono assolutamente riduzionistiche. No? Basta vedere la definizione di delirio sui DSM, basta vedere. No? Basta un niente. Con un niente l'adolescente ti dice: quello mi minaccia, il vicino ce l'ha con me, eccetera. Oddio, è un esordio paranoicale. No, noi abbiamo una dicotomia per cui è facilissimo diventare psicotici, che poi nel pensiero comune per dire è psicotico a dire schizofrenico, non è facilissimo capire dove sta la differenza nell'uso semantico. No, quindi trovi che l'esordio è l'esordio psicotico e quindi giù psicofarmaci. No, negli adolescenti. Le linee guida ti dicono: tu devi con i psicofarmaci puoi prevenire la fenomenologia psicotica e schizofrenica se li usi in anticipo, perché organizzi la sua struttura cognitiva in maniera tale che lui poi non ha, come dire, un destino, capito? Quindi se tu incominci a dare i psicofarmaci ai neonati, sei sicuro che non avremo schizofrenici. E questo non è una battuta, perché è sempre più bassa l'età in cui vengono usati i neurolettici. E dai 12 ai 18, se tu vai al Bambin Gesù a Roma, che era il tempio della psicoanalisi infantile, non esci senza un neurolettico e senza un sale di litio, sia pure versione retard. È garantito. Abbiamo almeno 5 casi, tra quelli che lavorano con me, che nell'arco di questi 3 mesi sono usciti per una crisi, sono usciti con il neurolettico e il litio. Il resilient. Allora, quello che intendo dire è che pensare dove è il paziente è una domanda che invece ci riguarda veramente come fenomenologi. Basta che teniamo conto di qualcosa, e non voglio imperversare più di tanto, che il mandato del familiare, del mandato del sociale sulla famiglia nel mondo occidentale è diventato completamente diverso di quello già della mia generazione, della generazione di Ugo, sicuramente quella di Maria e quella di Gilberto. Non è più dare al sociale un cittadino, è dare al sociale una persona non lesionata. Per cui tu deve stare bene, non deve piangere, non deve avere frustrazioni, no? Per cui deve essere allattato fino a 26 mesi, il ciuccio fino a 4 anni, fino che a 15 anni ha diritto di chiedere ho sete, qualcuno gliela porta, e adesso posso cazzeggiare, banalizzare, ma il discorso è che non è possibile. Allora abbiamo fior di studiosi, antropologi, psicoanalisti, credo non fenomenologi ancora, che non si occupano di questo aspetto ed è veramente la sfida, io continuo a ripetere. No? Che già dal 2000-2004 hanno scritto libri in cui segnalano questa inversione che il sociale in realtà dà come mandato al familiare. È quello di avere figli non traumatizzati. C'è un libro che consiglio sempre, del 2004, quindi stiamo parlando di cambiamenti degli ultimi 20-25 anni, che si chiama Il bambino sovrano, che è scritto da una
da un neuropsichiatra, da uno psichiatra infantile analista francese, che parte da una profonda e solidissima cultura sociologica, antropologica, oltre che analitica, quindi specifica, ma quello dell'analitica è solo una guida epistemologica, e si chiama Il bambino sovrano. Il titolo francese è Un nuovo capo in famiglia. E giustamente il tema è che è il figlio che fa i genitori, fa la famiglia, che è un capovolgimento radicale, perché il mandato del sociale sul familiare è farci un cittadino che sia efficace nella nostra comunità di paese, nella nostra comunità, e per comunità era il mondo che poteva essere osservato, che aveva i legami interni. Ovviamente, piano piano, questo mondo è saltato completamente. Quindi il sociale, vedi Bauman, no? Ti dice sociale liquido, che la parola è carina, ma cosa vuol dire sociale liquido? Vuol dire che non ci sono più luoghi precisi, definiti, con i loro miti, i loro codici, i loro riti di passaggio, le loro aspettative. Fluido vuol dire che nessun luogo ha caratteristiche definitorie. È liquido. Quindi, che cosa succede? Succedono due fenomeni molto importanti su cui dobbiamo dirci qualcosa. Uno, che il mondo occidentale, dagli anni 90, inventa l'adolescenza, no? Che è quella che ci intriga più di tutto adesso. Cioè l'adolescenza come area specifica, come dimensione specifica, come, come dire, territorio dedicato a 20 anni, 30 anni. Non c'era prima. Prima eri dentro una continuità assolutamente precisa. Stai in un paese, a 8 anni porti, ti lasciamo a tenere le pecore al pascolo su 2000 metri. No, 8 anni che stai ancora in carrozzella. E così avanti. Allora, ma perché è importante questo? Perché è, come dire, se il mondo che ti aspetta è un mondo liquido, se il familiare è dentro un mondo liquido, mancano codici consensuali precisi. Quando parliamo il campanile, parliamo di qualche cosa di cui avvertiamo la forza enorme, il dialetto, i riti, le storie, il sacro, il magico al confine del paese. Cioè il mondo era lì, il famoso mondo. E il confronto era con questi codici. Cioè tu, come genitore, hai fatto schifo perché mi hai dato una persona che non è capace di portare, di essere utile alla comunità. Non sa portare le vacche al pascolo, non sa fare una scala di legno, non sa fare... Cioè, non ci serve. Questo è il fallimento del familiare, del passato. Allora, in questa dimensione liquida, che cosa cambia? Un concetto interessante che aveva intrigato i nostri primi anni di studiosi, soprattutto per il lavoro di Diego Napolitani, per chi lo ha sentito nominare, ed era il costrutto di neotenia. Sapete cos'era neotenia? Che è un costrutto in realtà di biologia evoluzionistica. No? È la domanda, no? La nostra specie, specie sapiens, a differenza di tutte le altre specie, per la biologia, quindi i tempi di sopravvivenza del neonato come capacità autonoma, è molto lungo, molto più lungo di tutte le altre specie viventi.
c'è bisogno di un tempo di accudimento, che se non c'è, c'è la morte. Questo è il tempo neotenico. Allora, un'adolescenza con queste caratteristiche è un tempo neotenico, perché vuol dire che il tempo di addestramento alle competenze per poter vivere è più lungo di quello che era nella mia generazione. Noi andavamo all'università, che era una continuità dello stesso rigore del liceo. No? Se io prendevo 4 in greco, lo cito sempre, cosa è successa, no, io non è che ero ferito dal 4 in greco. Io sapevo cosa mi succedeva tornato a casa col 4 in greco. Nell'assoluta sintonia tra i miei genitori e il professore che mi ha dato 4, senza nessuna scusante. Se non finivi l'università nel tempo previsto, erano cavoli, perché nessuno poteva permetterselo. Quindi la continuità era garantita da una continuità delle strutture sociali, dei codici che reggevano le strutture sociali. Adesso l'adolescenza è un tempo neotenico che deve permettere, se possibile, di acquisire competenze in territorialità meno definite, quindi più ampie, per poter entrare meglio nel mondo adulto, quello dei compiti richiesti dal sociale. Però è un tempo nuovo, in cui non abbiamo esperienza. In questo tempo nuovo, l'unica dimensione che comunque rimane stabile, qualunque essa sia, rimane la famiglia, questo è il paradosso. I legami familiari sono molto più intensi oggi di epoche precedenti, perché sono l'unico luogo meno liquido di tutti gli altri. Quello, se volete, più tutelato dalle leggi. Cioè, basta una separazione, piombano... poi è un casino, scusate il termine scientifico, però poi subentra comunque un occhio terzo, una... No, c'è un rito, no? Allora, perché oggi, nell'arco di 20 anni, le coppie non vogliono più sposarsi? Una volta, la convivenza era impensabile, perché erano cavoli come il 4 in greco. Poi è diventata pensabile, ma era sempre letta come preparazione al matrimonio. No? Per cui appena, se la coppia funzionava, appena pensavi di fare un figlio, la prima cosa che facevi era sposarti. No, adesso questo non c'è più. No? Siamo coppie, basta vedere gli studi sociologici, tendenzialmente non sono interessate o rifiutano comunque un patto con il sociale, perché la convivenza senza un patto con il sociale è un fatto privato. Non c'è vincolo. È liquido anche quello. Infatti nella clinica ci troviamo con una marea di problemi, delle coppie non sposate che si separano e lo fanno tutto fuori da un rapporto con il sociale. Si spostano i figli, decidono i soldi, decidono tutto senza nessun tribunale dei minori, nel tribunale civile che sancisce, che dà vincolo a queste decisioni. Quindi questa fluidità poi nella clinica ci porta a delle faticosità terrificanti, perché mancano i vincoli. Allora, questa dimensione, quello che mi preme è che la costituzione del mondo letta in questa maniera qui ci obbliga a sapere che non ci basta, come appunto dice Gilberto, l'incontro mancato con il paziente in questo famoso video che continuo a consigliare. No, la costituzione del rapporto deve essere anche con i familiari. Perché la domanda dove è il paziente, dove è il bambino, dove è l'adolescente, dove è il giovane adulto che continua a vivere in casa e fare magari l'università,
ma sempre dentro questi codici, no, richiede che uno possa avere testimoni della storia, testimoni dei luoghi dell'essere, perché noi sappiamo benissimo che non siamo gli stessi a cambiare dei contesti. Quindi illudersi che il paziente, qualunque esso sia come gravità fenomenologica, è quello che è con noi oggi, è veramente impossibile, perché contemporaneamente è dentro, da sempre dentro una ambientazione, in una territorialità familiare, è dentro la scuola. Oggi per aiutare un bambino, un adolescente che non riesce ad andare avanti nella vita e che poi si troverebbe bloccato come quelli che rimangono chiusi in casa, no, tu devi poter comprendere a fondo con chi abita quella casa com'è sto ragazzo in casa e com'è sto ragazzo, sto bambino a scuola. Perché le diversità del modo di essere sono ancora la nostra speranza, perché non hanno quella unicità, ve lo dico malissimo, che ci darebbe il delirio, no? Tanto è tutto dentro lì. O come ci succede adesso, che dobbiamo andare a pescare l'adolescente dentro il suo letto, dentro la stanza, attaccato a internet, no? È tutto lì. Ma non è che si è svegliato una mattina ed era tutto lì. Era in tanti altri luoghi. E la cosa che ci deve far riflettere è che queste storie oggi sono già venute alla nostra osservazione nei mondi psi. Perché ormai non c'è bambino, fin dall'asilo, fin dalla scuola materna, fin dalle prime classi delle elementari, che pone un problema a scuola che non venga segnalato ai servizi dell'età evolutiva. Quindi, se volete, avremo un osservatorio precoce per come è a scuola, per come è a casa, per come è con me, nella mia stanza terapeutica, per rappresentare idealmente tre luoghi. No? Ma qual è la risposta sociale oggi? Benissimo, crea problemi, e facciamo una batteria di test sempre più sofisticata, no? Quella che giustamente Maria chiama il fallimento della psicologia naturalistica, fatta, con queste parole di Maria Arlezzani, da geometria com'era perversa, no, quindi ovviamente una batteria di numeri, con quale obiettivo? Per identificare un percorso terapeutico, ma no, ci mettiamo sopra un DSA, no, se poi ne è un po', lo mettiamo nello spettro autistico, poi gli diamo un insegnante di sostegno, ma forse la psicoterapia, forse il mentale, forse, boh, deve fare una psicoterapia, passi fra 6 mesi che forse avremo un colloquio psicoterapico possibile. Quindi non è che mancano i luoghi di osservazione, è che questo capovolgimento radicale ha dislocato dove è il mio paziente, nei luoghi dove in realtà abbiamo pezzetti. È dislessico, vabbè, facciamo una logopedia, dove sta il problema? No? Poi si è un po' agitato, ovviamente, perché non pensiamo che ha una DHD, no? In fondo i Ritalin l'hanno inventato apposta. No, ma questo non è il sociale che è brutto e cattivo, questo è derivato, nella mia lettura, per carità, prendetela veramente la più arbitraria del mondo, nella mia lettura alla non risposta della domanda perché ci abbiamo i nuovi cronici. Perché non abbiamo interrogato il rapporto tra le nostre procedure e i cambiamenti della storia. Per cui continuiamo a ripetere anche nella formazione lo stesso modello. E non è un lusso, è veramente un omicidio. Cioè, tu non puoi andare in una scuola di psicoterapia
e ti senti raccontare: ho incontrato un adolescente, professore, e non ci ho capito niente. Mi dicevo, beh, capita che non si capisca niente, perché era confusa, cioè una fenomenologia grave dal punto di vista, cioè confusa, caotica, persa. Vabbè, uno dice, ma non sarà venuta sola a 14 anni, 15 anni, sex così caotica o persa? Beh no, certo, è venuta con la mamma. Dico, vabbè, ho capito, ma tu non ci hai capito niente. Cerca di far entrare la mamma, che magari ci capisci qualcosa di più. E no, se io faccio entrare la mamma, la mia scuola non mi specializza. Cose dette adesso, non sto parlando. E così via. Cioè l'idea che dobbiamo cercare il nostro paziente dove è, dialogando. Perché l'altra risposta che mi sento sempre dire, la mamma, ma io mica sono un terapeuta familiare. Ah, perché per parlare con una mamma, con un papà, per ragionare il figlio, bisogna essere terapeuti familiari. Ecco, allora, questo non comprendere di che è fatto questo mondo ci pone una cosa importante come fenomenologi, che utilizziamo in maniera magica. Il termine facciamo le poche, che sembra che uno chissà che ha fatto. Ma quante poche devi fare? Perché la fai sopra i genitori che invece continui a pensare colpevoli, anche se sei un grande fenomenologo, che non lo vuoi nel campo terapeutico perché disturba il dialogo con il paziente. E non vai a scuola perché non è il tuo compito. Cioè, quante epoche ci tocca fare oggi per come è cambiato il mondo e quanto ci dobbiamo addestrare? Non è che lo fai alla cieca, però lo fai nella misura in cui ti poni la domanda: dov'è il mio paziente? Poi mi taccio, perché questa domanda pone un approfondimento o una nuova angolatura rispetto al termine dissociazione, perché è una dissociazione di territorialità, non è una dissociazione dello stato di coscienza, ve lo dico malissimo, territorialità che non comunicano, perché manca la codifica, il senso, la simbolizzazione, anche qui chiamiamola come vogliamo, del territorio di connessione. Cioè, tra il Brasile e la comunità e la famiglia adottiva è saltato il territorio di connessione, di trasformazione, di coesistenza del Brasile con l'Italia. E andare alla ambasciata del Brasile voleva solo dire questo: c'è un punto che mi connette alle due storie. Quindi noi lo dobbiamo cercare fuori dal nostro campo terapeutico specifico, in questi altrove. Perché sono dissociati, cioè sono sparpagliati i campi terapeutici. Una paziente in un gruppo di cui sono il supervisore, no? Che ha 33 anni, sta ancora finendo la facoltà di medicina, la storia molto grave dal punto di vista fenomenologico, sì, senza storie, con genitori calabresi che per liti in Calabria sono scappati a Roma, chiudendosi a Roma, però tutti i riti continuavano a essere in Calabria. No? Non ricordano un Natale a Roma perché il Natale era in Calabria, l'albero era in Calabria, il presepe era in Calabria. A un certo momento di una importante evoluzione, diciamo di un importante risanamento, riesce a dire: io in realtà oggi non so se sono romano o calabrese, ma non è una battuta come posso fare io non so se sono trentino o romano, è che veramente queste due dimensioni, nel momento che riescono a integrarsi, ti fanno scoprire che devi costruirla questa sintesi. Che prima nemmeno ti ponevi il problema, stavi a Roma ma non sapevi che continuavi a vivere con i tuoi genitori in Calabria.
perché i luoghi sono dove ci sono i riti, la lingua, i sapori, gli odori, eccetera, eccetera, eccetera. Il sacro, le magiarre, le fattucchiere, che ci sono anche in Veneto e ci sono anche in Trentino. Questi sono i luoghi della mente. Se questi luoghi della mente si sparpagliano, noi abbiamo questo sparpagliamento dei territori e mancano le connessioni. Ecco perché dico, in questo viversi, no? In questo pensiero dei luoghi io-mondo, la cura, io devo pensare come è diventato il mondo, che è un mondo liquido che mi lascia scoperto vuoti importanti, che sono i vuoti di collegamento tra i territori di sparpagliamento. Se volete, è il vuoto ontologico di cui parlano Rossi Monti, per esempio rispetto ai borderline, no? Dai, l'altro nostro amico Antonello Correale, cioè voglio dire, benissimo, ma questo vuoto non è dentro di te, questo è il problemaccio, questo vuoto è tra, e questo rende molto più complessa la decisione dei progetti terapeutici, che non vuol dire che non si continua anche a lavorare con le singole persone, io, tu, eccetera, eccetera, per la costituzione, per l'istituente di questa cosa, ma devi anche sapere che lo stessa cosa lo devi fare con chi vive con la persona. Soprattutto bambini e adolescenti, che sono quelli che poi diventano cronici o non diventano cronici. In realtà, lavorando nelle comunità terapeutiche, nelle comunità alloggio, ragionando così, riusciamo ad avere degli avanzamenti di vivibilità delle persone molto, molto significative. Mi ricordo una comunità alloggio a Torino con un paziente di 50 anni, dato per perso, che però continuava a parlare della Sicilia. Ve la faccio breve. Cioè, ragionando, l'equipa cosa ha deciso? Dicevo, benissimo, due di noi vengono con te e torniamo al tuo paese in Sicilia. E sono stati una settimana in questo paese, insieme al paziente, con tutti i collegamenti che voi potete immaginare questa settimana permessa. Quindi puoi avere un'altra carta anche nella cronicità, ma soprattutto nelle adolescenti, bambini e adolescenti, perché quelli arrivano alla nostra vista, alla nostra osservazione. Ma se non abbiamo un pensiero di questo tipo, secondo me dobbiamo sforzarci con tutta la fatica poi pratica che questo comporta. Veramente ci ritroviamo o che ci mettono 10 anni a fare l'università, o che anche lavorano ma non riescono a schiodarsi da casa, o che stanno chiusi nella loro stanza. Quello che vediamo è il fenomeno della seclusione. Cioè, gli altri territori, c'è troppo vuoto in mezzo, non li posso più abitare. Quindi vivo una territorialità sempre ridotta, e questa riduzione ha molte facce, molti aspetti, ma alla radice c'è questa dislocazione e questa non più percorribilità dei territori di connessione, perché siamo pieni di 25enni, 30enni che potrebbero vivere lontano da qui, avere una loro casa, e continuano a vivere in casa, perché gli fa un'angoscia tremenda questo traslocare altrove. È come per noi uscire dalle nostre famiglie professionali, Corrado. Sì, sì, ma esattamente. Siamo, volevo, siamo esattamente nello stesso problema. Volevo appunto dire in cosa intendevo per dissociazione da questo punto di vista, di dislocazione, e recuperare qualcosa che tanti anni fa ancora non conoscevo Gilberto, ma che mi aveva molto colpito nel comprendere fenomenologico, ed era lo stato crepuscolare, che Gilberto collegava sostanzialmente al problema delle addiction, ma che mi ha aperto il fatto che gli stati di coscienza, come lo stato crepuscolare, mi rimandava non all'addiction, ma al bosco di Biancaneve. Voi penso
che avete più o meno visto, ricordato il film di Walt Disney di Biancaneve. Avete presente quando il cacciatore ha il mandato di ucciderla? Arriva sul bordo del bosco, a proposito di bordo del bosco, e non ce la fa. Si mette in ginocchio e dice: fuggi, fuggi, che la tua matrigna ti vuole uccidere. Ed è il crepuscolo. Quindi Biancaneve si butta in questo bosco che diventa buio e il mondo gli si trasforma intorno, una perfetta trasformazione, una perfetta Wandstimmung. No, i rami diventano mani che acchiappano, i nodi degli alberi diventano occhi tremendi, finché cade collassata. No? E si risveglia, e ci sono i cerbiattini, gli uccellini, eccetera, eccetera. No? Però se uno isola quello e guarda solo quel pezzo, come lo chiama quell'esperienza? Ma io c'ho un prima e c'ho un dopo, e allora lo chiamo stato crepuscolare. Questa è la mia versione di Gilberto. Tu metti che, non ti, che la mattina ti svegli e sei uguale. Ecco, allora hai una domanda. Però gli adolescenti è tutto quello che viene chiamato delirio, quello che viene chiamato paranoia, sono solo stati crepuscolari, sono i boschi di Biancaneve. Se non li sappiamo gestire bene, diventano il delirio dei tempi antichi. Io mi fermerei qui, scusate se ho parlato anche troppo, come sempre mi faccio trascinare. Grazie professore. Maria, il microfono è spento. Sì, no, io vorrei prima lasciare spazio a tutte le domande delle persone che sono qui. Poi voglio solo dire che ci hai risvegliato, credo, non solo a me, una serie di cose reali, vive, tante persone. Mentre parlavi mi venivano in mente persone concrete, situazioni vere, era proprio molto carne e sangue, no? Come direbbe Gilberto, quello che ci hai detto, perché le adolescenti che prendono i neurolettici, gli emigrati, popolano tutta la nostra conoscenza clinica, anche attraverso le supervisioni, per quanto mi riguarda. Cioè sono storie di tutti i giorni. Questo, ecco, poi ho delle domande da fare, però prima lascio spazio agli altri. Posso intervenire? Intanto, tu hai esperienza. Sì, la ringrazio professore, sì, ho esperienza perché dirigo un consultorio adolescenti, quindi volevo, non era più che una domanda, il discorso era che, cioè lei quando parla degli adottati a me è venuto in mente il discorso del ritorno alle origini, no? Di quel viaggio che poi quando spesso le adozioni vanno bene, si ritorna nel paese, magari quando hanno 18 anni, così, no? E mi ha colpito molto il fatto invece che questo ritorno alle origini adesso bisogna farlo anche con i nostri adolescenti che sono qua e che sono sempre stati qua, perché molti di quei ragazzi che incontro io non sanno neanche la storia dei loro genitori, come si sono incontrati, come è nata la loro famiglia. Se poi gli chiedi dei nonni non ne parliamo proprio, cioè sembra secoli di storia. Quindi mi chiedevo se quindi questo viaggio alle origini può essere secondo lei un po' un aiutarli a tessere una storia, perché hanno, lei diceva, gli spazi ristretti, navigano in internet, c'è il mondo, ma poi c'è il chiuso della stanza e degli spazi intorno che non possono più percorrere perché non hanno dei termini e dei significati anche storici, mi viene da dire, di provenienza quasi, no? Non sanno dove sono, perché lei diceva
bisogna chiederci dov'è, no? E quindi il genitore diventa importante, perché un pezzo è nel genitore, non nel ragazzino magari che hai di fronte. La ringrazio comunque. Sì, ma è questo che dico, però per costruire questi percorsi, che sono percorsi che possono essere, magari un nonno è venuto dalla Sicilia, sta a Padova e nessuno sa che c'è una storia, no, i percorsi, e però abbiamo bisogno di narratori, non può essere il ragazzino che narra se stesso. E per permettere che gli altri narrano, io li devo pensare come coterapeuti, non come colpevoli. Se li penso come colpevoli, nessuno mi dirà niente. Posso fare una domanda anch'io? Ho trovato molto stimolante l'idea della mente estesa, della mente fuori, no? del soggetto. Mi sembra un'idea che fondamentalmente è radicalmente fenomenologica. Mi viene in mente Sartre, con la coscienza fuori nel mondo, mi viene in mente il tra di Kimura Bin, no? Quindi è molto stimolante partire su chi è il paziente, dov'è il paziente, quando facciamo clinica come cosa. Una domanda che però volevo farle è questa. Lei parlava dei cambiamenti nel corso delle generazioni del mondo, che è un cambiamento ontologico, quindi proprio della mente anche. Volevo chiederle se nel corso delle generazioni lei pensa che ci siano delle strutture invarianti dell'essere umano su cui poi noi andiamo a lavorare, o se di volta in volta anche le varie generazioni dei terapeuti si trovano a lavorare con mondi proprio completamente diversi. Questo mi ricorda uno dei miti degli anni tra il 25 e il 35 della storia della psicoanalisi, o che continua, è sotto traccia, in cui la convinzione assoluta era che il complesso di Edipo fosse universale. C'è ancora chi lo pensa, quindi va benissimo. Però, studiando con l'aiuto degli antropologi, no? Loro hanno detto agli psicoanalisti: non è vero, perché voi avete una rappresentazione del familiare, i codici sono completamente diversi, quindi il complesso di Edipo andrà bene per la Vienna di Freud. Giusto lì. Non vale niente neanche oggi, neanche da noi. Figurati te quando pensavano che era universale. Quindi sulla tua domanda mi permetterei di dire che non saprò, io so che non saprò mai se ci sono strutture invarianti. Ecco, so che in qualche modo mi ingannano se pensassi che ci sono. No? So che di fatto mi trovo continuamente a che fare con queste continue co-costruzioni epocali, ecco, e devo sapere quali sono. C'è un libro, un piccolo libricino che cito sempre, di Edgar Morin, di un anno e mezzo fa. No, sapete tutti chi è Edgar Morin, sapete tutti, no? È vero che è la complessità, ma è anche il metodo. E questo libricino si chiama Conoscenza, ignoranza, mistero. E lui dice: possiamo diminuire la conoscenza, spostiamo solo il luogo del mistero. No, per questo io sono sempre stato molto sintono con un aspetto che ritengo fondante, anche se se ne parla troppo poco, della psicopatologia fenomenologica, che non si pone il problema della causa. Non se lo pone. No, le due cause che vi ho detto prima, no? La famiglia o il cromosoma, non lo trovate, non c'è scritto. Cioè, prendete l'ultimo libro di Ludovico Cappellari, non c'è.
cause, no? Perché la mamma, perché il nonno, perché non si pone il problema della causa. E questo lo trovo fondamentale, perché secondo me vuol dire una consapevolezza che le variabili in campo sono talmente innumerevoli e non discriminabili che porsi un riduzionismo illudendosi di trovare una eziologia è folle. Quindi mi tengo stretto il mistero, dice Edgar Morin. Cerco di aumentare le conoscenze, di ridurre l'ignoranza, ma so fino in fondo che sposto solo il mistero. Grazie. Quindi c'è una fatica nella formazione, perché poi in realtà la mente umana ha bisogno di uscire per causas, cioè la spinta di trovare le catene eziologiche è connaturale nella mente, perché è la base dell'esplorazione. Quindi in qualche modo la formazione al nostro lavoro è antinaturale. Cioè dobbiamo fare qualcosa che di per sé saremmo portati quasi filogeneticamente a sentirne un bisogno assoluto. Quindi in questo senso la formazione è una strana formazione la nostra, se la pensiamo in questi termini. Scusa se no, non voglio prendere altro tempo, però mi hai stimolato questo, Giuseppe. Grazie, grazie professore. Se nessuno dice niente, io vorrei fare un'osservazione e una domanda. Perché a me ha colpito tanto quello che hai detto e soprattutto come l'hai detto sul fatto che ai nostri tempi il mandato della famiglia era consegnare un cittadino, un soldato, un medico alla società e adesso il mandato della famiglia è consegnare uno non lesionato. Questa cosa mi ha colpito tanto. Perché forse è ancora di più, non solo non deve essere lesionato, deve essere anche nel pieno del benessere, felice e di successo, no? E questo è un po' il mandato delle famiglie. Io, il mistero è come mai invece forse ci sono più lesionati oggi che ai nostri tempi, tra i giovani, nelle famiglie. E non c'è un po' di colpa anche del nostro ruolo di psicoterapeuti, che in fondo assecondiamo questo mandato delle famiglie di consegnare il pacco intonso, bello, ben impacchettato, perché appena c'è un problema dobbiamo mandare i ragazzi dallo psicologo, dobbiamo rispondere con i farmaci, con la terapia, cioè non è in fondo in combutta con lo stesso mandato quello che facciamo noi, invece di andare a vedere dove cavolo è, come dici tu, questo mondo della persona. Aggiustiamo i pezzi rotti. È assolutamente così. Siamo sempre di retroguardia noi. In fondo è proprio una sorta di connivenza con questa mentalità, no? Di aggiustare i pezzi. E le mamme oggi, se scoprono che sei psicologa, incontri una persona da qualche parte, ti dice: mio figlio ha paura del buio. Io gli dico: perché tu no? Il buio fa paura, no? No. Devo mandarlo dallo psicologo. Non ci parlano, lo mandano dallo psicologo per paura che si rovini, che abbia qualcosa che non va. No? E questo secondo me noi non dovremo mai assecondarlo, perché secondo la tua analisi facciamo il loro gioco. E poi un'altra piccola cosa. Quando tu dici che queste
nuove generazioni, gli adolescenti, non sono capaci di dislocarsi. Non è anche un'incapacità di dislocarsi come capacità di cogliere l'altro e il suo vissuto, una dislocazione anche mentale, perché c'è questo egocentrismo, questo narcisismo spinto che di solito forse può essere collegato proprio a questo trattamento che hanno avuto fin da piccoli, l'ovatta della famiglia, no? L'incapacità di uscirne è quasi un'incapacità di uscire dalla propria mente, oltre che dal proprio luogo, dal computer, dal letto, no? Sono al 100%, al 120% d'accordo con te. Perché il problema che io riduco semplicisticamente è che il sentimento di sicurezza nell'esplorare è dato dal sentimento che hai competenza. No? Allora, in questa dimensione, le competenze sono totalmente sfalsate rispetto al fatto invece di essere competente ad affrontare nuove territorialità. E su questo noi facciamo esattamente nutriamo, alimentiamo e obbediamo allo stesso mandato sociale del manicomio. Cioè, è assolutamente identico. Cioè, generiamo continuamente stigma. Generiamo continuamente in questa collusione, facciamo il mandato. Basta vedere che ormai la ricerca degli psi è solo la ricerca del trauma. Cioè, io leggo articoli in cui povero bambino, povero adolescente, che lui ci racconta che è stato traumatizzato dal fatto che i genitori parlavano ad alta voce. Cioè, vi dico cose, dovete credere che vi racconto storie. Capito? Cioè, abbiamo la società di traumatologia psichica, tutto è diventato trauma. E ovviamente i bambini, gli adolescenti, bevono così, vengono da te, ti dicono quanto sono mostruose la madre, il padre, no? Tutti i traumi, un elenco di traumi. Non è il momento, ovviamente, sarebbe tutto un altro discorso, ma voi pensate, non so se vi capita, no? Capitato a me e capita continuamente con tanti colleghi con cui lavoro continuamente durante la settimana. Non c'è donna che non vada in terapia, di qualunque età abbia, che non ti dica che è stata abusata. Ha il sospetto di essere stata abusata. I sogni, no? I sogni per cui si deduce l'abuso, voi lo sapete benissimo, i disegni con cui gli psicologi, i bambini con cui gli psicologi portavano via, gli assistenti sociali portavano via i figli alle famiglie. Per carità, è tutto un altro discorso tremendo dal punto di vista concettuale, però un fenomeno che uno si chiede, e che cavolo? Cioè, in America, i genitori hanno fatto una causa, e hanno vinto peraltro, collettiva, sul fatto che le figlie tornavano a casa grandi dicendo ho scoperto in analisi che sono stata abusata. Per cui erano tutte abusate. Voi capite che è un discorso tremendo, no? Perché poi gli abusi ci sono veramente, non è che sto dicendo. Era solo per dire come poi, perdendo la capacità discriminatoria ed assumendoci il mood del tempo, noi diventiamo esattamente come quello metti la camicia da forza, metti il manicomio, cioè diventiamo assolutamente il braccio della legge, che non è più una legge, diventa un'altra cosa, diventiamo il braccio armato. No? Vediamo noi che abbiamo bisogno di uno stigma che invece che
la mia maestra non avrebbe mai pensato che io ero disgrafico. Mi dava delle interessanti bacchettate con il righello e io ho imparato a scrivere senza avere né traumi particolari e senza bisogno di essere definito un DSA. Che non sto dicendo che quindi va bene i bambini. Sto dicendo che una cosa che i pedagogisti, cominciando da Tullio De Mauro, eccetera, hanno scritto, scrivono, quello che io amo molto come pedagogista, che con qualcuno di voi ne ho anche parlato, Daniele Novara, eccetera, eccetera, dice che il problema è che con questa trappola di rimandi, no, e di delega a noi, le maestre, i maestri non sanno più fare la pedagogia. Qualunque problema è un problema da delegare a noi. Una volta sapevano gestirseli. Guarda, io avevo una mamma maestra. Capito? Sapevano gestirseli. L'ho vista fare di tutto, togliere le zecche dai bambini che a 7 anni andavano a guardare le pecore, curare i bernoccoli, tenere per mano quello che oggi sarebbe un ADHD e se lo teneva in braccio. E si arrangiava, no? Non gli veniva neanche in mente di chiamare. Ora non dico beati tempi antichi, tu dici adesso abbiamo tante tante occasioni di osservazione, ma la domanda è come la facciamo questa osservazione? Se ratifica una richiesta malata dall'inizio o se invece dovrebbe... No, la devi poter decostruire, ma vuol dire che devi stare a scuola con l'insegnante del tuo bambino, del tuo adolescente. Sai quante storie sono gestite bene continuando a lavorare con la professoressa di riferimento della classe quarta al liceo? Ma è un dialogo continuo, questo dico, dove poniamo il luogo della terapia. Perché la domanda è dove è il paziente, è anche la domanda dove è il luogo della terapia. Per questo decostruisco il costrutto di psicoterapia. I setti. Dove c'è il mentale c'è la terapia, no? Nella nostra stanza allora la chiamiamo psicoterapia. Anche andando due settimane in Sicilia c'è un setting. Certamente. Quella era il luogo della terapia, della psicoterapia. Perché il mentale era lì. Quindi la psicoterapia dove c'è il mentale, no, dove noi decidiamo che è formalizzata come psicoterapia. È più difficile così. Scusate, io voglio... Non so che è più difficile, però è quello che ci dovrebbe toccare oggi, come era difficile. Certo. Cancellare i manicomi, non era mica facile. E avevamo avuto bisogno... E Ugo e Gilberto lo sanno benissimo, abbiamo avuto bisogno di un passaggio storico per certi versi irripetibile, c'è un rimodellamento di tutto il pensiero sociale, cioè c'è stato bisogno di una sintonia totale col sociale per poter smantellare i manicomi, mica che uno gli è venuto in mente di smantellarlo, capito? Ma però eravamo lì come difficoltà. Non eravamo a dire tanto è schizofrenico, lasciatelo dentro. Però 50 anni dopo è molto doloroso vedere questa frammentazione della cura e anche questa incapacità che noi abbiamo a dislocarci noi e anche ad aiutare i giovani a dislocarsi. Questo è drammatico, questo io... Sono il tuo discorso è secondo me è centrale. Il problema è come decostruire alcuni modelli formativi, perché qui siamo, non è di costruirli, è di decostruirli. Certo. Ma è mica uno scherzo, Facciamo del nostro meglio. No, per carità, meno male. Però io vorrei una volta nella vita avere l'esperienza che una diagnosi è stata decostruita. Già mi basterebbe quello, che uno arriva in una comunità terapeutica come schizofrenico e la comunità riesce a decostruire la diagnosi.
in realtà la peggiora solo ed aumenta i neurolettici. E questo, a proposito di decostruzione, mi pare che sia veramente la parola chiave, però per decostruire devi avere in qualche modo un pensiero, e io trovo, per me, trovo che capire come funziona e come è cambiato il sociale mi aiuta a decostruire, ecco, perché evito di accusare, e questo mi è utile a me. Scusate se rubo l'ultimo secondo, perché non mi capita più di avere, o almeno non per ora, di avere Corrado Pontalti qui. Una cosa personale. Io ho una idiosincrasia per tanti termini della psicologia, ma c'è una parola che proprio non sopporto, e tu oggi l'hai usata, e la parola è genitorialità. Mi spieghi che cavolo vuol dire genitorialità? No. Con il fatto che uno ha dei figli. Non te lo spiego perché non lo so. Mi è leggermente meglio che dire qual è il compito di una madre e di un padre. Ecco, oggi a me mi sembra già meglio poter dire ci sono compiti comuni dell'essere genitori e non specifici dell'essere padri e madri. Già mi sembra una roba. Poi se mi chiedi la domanda successiva, lo dico nell'altra vita. Noi siamo d'accordo, va bene. Basta. Ci sono delle domande, Michela, le vuoi leggere tu, quelle scritte? Sì. Allora, Pasquale Borriello aveva chiesto, rispetto alla critica delle posizioni del passato circa la genesi di alcune patologie, come madre frigorifero o madre che invia doppi messaggi, chiede cosa ne pensa il professore della visione biologica che ha tentato di sostituire la genesi sistemica di alcuni fenomeni psichici. Ne penso tutto il male possibile. Perché se l'esistere umano è ridotto al meccanismo di neurotrasmettitori, è un mito. L'importante è sapere che è un mito. È un mito che però permette, uno, di non porsi problemi, molto semplicemente. Due, ti arriva una situazione nuova e lo psichiatra sente che deve per forza uscire dopo 40 minuti con una ipotesi diagnostica, ma certamente con una cura farmacologica. I miei specializzati in psichiatria trovavano insopportabile il fatto che si potesse uscire da una prima visita senza dare farmaci. Ovviamente dicendo, ma tutti lo fanno. E certo, ho capito che tutti lo fanno, ma lo fanno senza averci capito niente. Grazie. Poi c'è Francesco Centoni che chiede quanto Franco Basaglia è stato fenomenologo in tutto questo discorso, quanto la distruzione del manicomio ha comportato la restituzione di un sapere che non spiega e non garantisce e che non classifica. Alla decostruzione è seguita una ricostruzione funzionalista, una psicologia ortopedica? Beh, praticamente ci vorrebbe un paio di giornate, ecco, un tema per figline. Cioè, non è certamente che Franco Basaglia fosse impregnato di fenomenologia e che questo lo abbia aiutato tantissimo ad avere un pensiero che gli ha permesso di capire che era in sintonia con un mood collettivo, secondo me. Poi ha dovuto prendere una strada in qualche modo funzionalistica, cioè renderla operante, però lui lo era veramente, ma direi nel modo di esistere, non tanto nel linguaggio che usava, che ha poca importanza. E dopo è stata una strana storia, perché dobbiamo pur tener conto, cose che dimentichiamo, e che io trovo uno degli indicatori importanti, che cito sempre per chi è più giovane, dico sempre, l'istituzione negata
non chiedo l'anno, ma lo dico io, lo ricordo io, è del 1968. La prima facoltà di psicologia, quando è stata aperta, nel 1971. Sì, 71-72. No, 71. Poi 72 a Padova. 71 a Roma, 72 a Padova. Vuol dire che c'è un legame fortissimo con questo che io chiamo adesso malamente mood. Cioè l'idea che ci voleva un sapere che fosse diverso era fortissimo, perché sennò perché si erano aperte contemporaneamente le facoltà di psicologia. 5 anni dopo, in questa territorializzazione post-manicomiale, progressivamente i servizi erano pieni di psicologi e psicoterapeuti fino agli anni 2000. E se ci lavorate, c'è ancora qualcuno, qualcuna, che ti tira, tra 2 o 3 anni va in pensione. Ma erano pieni, tutti lavoravano lì. La domanda drammatica è: ma come? Oggi uno dice, vabbè, non abbiamo forza lavoro, mettiamola malamente così, dal sindacalese. Non abbiamo persone che possano fare psicoterapie, non abbiamo psicologi, non abbiamo psicoterapia, non abbiamo, li avevamo però. Ed è questo che dice, ma che sapere avevamo? Perché evidentemente non ha funzionato. Evidentemente ognuno portava dentro il pubblico quello che aveva imparato nelle scuole private di formazione, che erano tutte individualistiche. E ancora oggi, come dice Ugo Corino, in realtà viene fatto così, viene insegnato così. Cioè nella COIRA, che non lo sai, la Confederazione dei Gruppi Analisti Italiani, questo discorso che sto facendo con voi è intollerabile. E sono gruppo analisti. Cioè l'idea che tu hai un paziente in gruppo, ma che devi cercarlo anche in altri luoghi con altri interlocutori, è intollerabile. È fuori dalle regole. Assolutamente. No, per dire, la piccola risposta è solo questa, ecco. No, in realtà non abbiamo saputo utilizzare e trasformare i saperi. Quindi si è ripetuto cronicamente le stesse modalità. Tanti pazienti ne hanno avuto beneficio, ci mancherebbe. Ma come ogni cosa che vuole essere un po' rigorosa metodologicamente, noi impariamo e ci interroghiamo rispetto ai fallimenti, rispetto ai dropout, non rispetto alle cose che vanno bene. Se tu non ti interroghi su quello che hai messo in piedi e che non funziona, continui a ripeterlo in eterno. Quindi il problema è la cronicizzazione di queste strutture epistemologiche e procedurali. Però è anche vero che è possibile anche fare un pensiero diverso, tanti, voglio dire. Io ho mandato per anni i miei specializzanti in psichiatria a Figline Valdarno, dico specializzanti in psichiatria, non parlo della preistoria, fino a pochissimo tempo fa, è perché in realtà avevano un bisogno, avevano una voglia di essere formati in maniera diversa dei psicofarmaci. Quindi ci sono i luoghi dove puoi in qualche modo porti queste domande. Uno ovviamente è questo della società di psicologia fenomenologica, che è preziosissima per questo, perché è un luogo dove puoi porti queste domande senza pensare che stai intaccando ordinatori sacri. Non so cosa ne pensi. Ordinatori sacro, la benedizione di Gilberto non può mancare. No, il tuo almeno dirmi che non ho capito niente sullo stato crepuscolare, me lo metto. Missa est. Che mi diffida da collegarlo al suo nome, ecco, almeno. No, io ringrazio di cuore Corrado Pontalti, che è una cosa che faccio, devo dire, ogni volta che lo sento, è un dono per me. E stasera mi è stato chiaro, io ho visto darsi la mano
quella mano che non si sono mai dati, Bruno Gallieri da una parte, Ernesto De Martino dall'altra. Nel senso che io ho sentito attraverso le parole di Corrado finalmente un ponte tra le apocalissi culturali di Ernesto De Martino e le apocalissi psicopatologiche di Bruno Gallieri. Perché uno dei grandi tradimenti che abbiamo avuto è che tutto il discorso dell'etnografia, tutto il discorso dell'etnologia, tutto il discorso dell'antropologia culturale non si è mai articolato e saldato veramente con il discorso della psicopatologia e della psicoterapia, della prassi psichiatrica. Mentre Corrado parlava, io ho risentito, andando diciamo più avanti nel tempo, ma non tantissimo, quella volta che da ragazzo andai a sentire Tobin Hasan, il quale raccontava del coccodrillo del Nilo, che era l'ultima scena che lui aveva visto in questa valigia di cartone da bambino, venendo via dall'Egitto, e il modo che ci propone Corrado Pontalti, questo modo che definirei situazionale di fare psicoterapia, una psicoterapia del situativo, della situazione che non ha più a che fare col duale, con l'individuale, col plurale, col soggettivo, con l'interiore, è la situazione, che diceva Arnaldo Ballerini, questa tranche della relazione io-mondo, proprio la situazione, una psicoterapia della situazione, del situativo, ha a che fare molto con questo modo che aveva Tobin Hasan di mettere insieme il parente, la nonna, l'amico che veniva dal paese, il guaritore locale, di sentire e di fare questa narrazione corale della malattia individuale che si dissolveva, perché mi pare che quello su cui sta puntando Corrado è da una parte la distruzione totale dell'idolo, del totem, della soggettività, dell'individualità, dello sviluppo e della realizzazione del sé, che è stato uno dei mitemi della nostra cultura occidentale. Cioè stiamo assistendo alla polverizzazione, perché in realtà quello che viene fuori è che il soggetto non era che la punta di un iceberg. Nel momento in cui l'iceberg si liquefa, quella punta galleggia su un mosaico fluido e non ci può essere più soggettività al di fuori, diciamo, di una corte, al di fuori di un gruppo, al di fuori di un clan, al di fuori di un mondo. E quindi questo terapeuta ha a che fare non tanto con questa soggettività a pezzi, quanto con pezzi di questi mondi, di queste apocalissi culturali che sono diventate apocalissi psicopatologiche. Quindi quello che disegna Corrado è la figura di un nuovo modo di fare terapia, un terapeuta che lavora con questo mosaico fluido, che non lavora più con gli oggetti interni, che non lavora più con dei costrutti interni, che non c'è più il delirio di poter modificare il mondo dando il colpo di cacciavite su dei costrutti interni del mondo, ma quello di mettere le mani dentro delle situazioni, ma non per... E in questo Corrado mi sembra molto onesto, non per accettare ancora una volta una delega sociale, che è impossibile, ma quella di far collimare in qualche modo questi pezzi di situazioni in maniera tale che possano acquistare un senso, anche provvisorio. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è la spazialità, che mentre la nostra tradizione psicodinamica e fenomenologica ha insistito molto sulla temporalità e quindi con una sorta di identificazione dell'interno con la temporalità, col tempo, no? Da Agostino a Kant, a Husserl, eccetera, mi pare che Corrado spinga invece molto sulla spazialità, riprendendo quello che diceva Giuseppe, quindi su questa mente che finalmente diventa mondo, e quindi in questo nessuno è più fenomenologico di Corrado, su questa mente che è esterna, che è nella casa, che è nei mattoni, che è nei ricordi, che è nella storia, ed è questo il tipo di mente con cui il terapeuta deve destreggiarsi in qualche modo. L'altro punto è che Corrado ci mette in guardia da chi? Da noi stessi. Perché se è vero che i tribunali sono bloccati dal proliferare delle cause collegate al proliferare degli avvocati, noi oggi dobbiamo anche guardarci dal fatto di una certa iatrogenia che è derivata dalla proliferazione di terapeuti. Perché è chiaro che la proliferazione di terapeuti porta alla descrizione di patologie e questo si gemella con
la possibilità di avere una nomenclatura che ormai svincolata da ogni discorso strutturale può essere attaccata come un francobollo dappertutto. E questa è una miscela molto pericolosa. Quindi noi oggi abbiamo, diciamo, un ruolo ancipite, dobbiamo tenere due fronti sotto controllo. Uno è quello dei nuovi sintomi, le nuove patologie, gli studi del comportamento, le crisi della società, le apocalissi culturali, le apocalissi psicopatologiche, ma l'altro è quello interno, è quello del fatto che ne troveranno decine, dopo che noi cerchiamo di fare queste operazioni di decostruzione e di rinvenimento di un senso parziale, provvisorio, complicato, ne troveranno decine che invece saranno pronte alla porta accanto, all'appartamento sopra, alla cattedra accanto, alla città accanto, pronti a bollare, a derubricare, quindi a fare un lavoro collusivo. Questo è un altro aspetto importante. E poi non ci dimentichiamo che Ulisse ritorna, cioè l'immagine del letto di Ulisse, del letto di Itaca tagliato nel legno d'olivo, è quella che torna nella mente di Ulisse, che piange quando alla reggia di Nausicaa c'è l'Aedo che gli canta la storia. Solo in quel momento Ulisse si copre il volto e piange e diventa improvvisamente consapevole del da dove viene e del verso dove va. Da questo punto di vista oggi forse noi terapeuti dovremmo diventare più aedi che tecnici, ma senza voler lirizzare la nostra funzione. Però da qualche parte, forse un'eredità, noi la prendiamo da questa apocalisse culturale che è accaduta, che è quella di una tradizione orale, che è quella di un'oralità, della potenza di questa oralità che è fatta di poter ricodificare il dolore del paziente in parola e in contatto all'interno di un sistema che va assolutamente coinvolto. E potrei dire tante cose, ma mi fermo qua perché queste sono proprio le suggestioni più urgenti. Ringrazio Corrado, che secondo me ha fatto, non solo per i giovani ma anche per noi, ha fatto uno squarcio di significato interessantissimo e direi estremamente fenomenologico, più fenomenologico di quanto noi fenomenologi possiamo immaginare, perché ciò che è veramente fenomenologico spesso sorge fuori dai canoni della fenomenologia stessa e perché appartiene al mondo della vita. Gilberto, mi hai commosso e mi hai fatto pensare una cosa che non è, come dire, esaltazione di me. Pensavo che forse, come Bilvang diceva, l'eterno debuttante, no? Forse oggi dobbiamo dire che siamo apprendisti dell'eterno migrante. Forse dobbiamo essere eterni migranti oggi come psicoterapeuti. Vero, vero, vero. Bene, mi sa che siamo arrivati alla fine. Sì. E il ringraziamento mio spero che prenda insieme quello di tutte le persone che sono qui e che continuano a scrivermi entusiaste di queste parole che hai detto in diretta. E quindi veramente il ringraziamento è tanto e la commozione è più nostra, perché quello che speriamo che accada qualche volta accade e tu ce l'hai dimostrato, ce l'hai incarnato con le tue parole. Quindi veramente grazie. E grazie. Anche per aver lasciato, citando Morin, per carità, ma si sente da quello che dici, perché il pensiero, la riflessione, l'umiltà anche di questo lavoro viene proprio da quel lasciare il mistero sullo sfondo, da far cadere questa arroganza definitoria che certe volte ci dà sicurezza a noi, ma solo a noi, no? E quindi grazie, perché di queste cose abbiamo bisogno. E specialmente quando si sente che sono vere, e questo si sente. Grazie. E io ringrazio te in primis tantissimo, ringrazio tutti, perché per me è fondamentale, come dire, condividere, essere insieme, perché ogni volta in qualche modo l'importanza che non si è soli.
oltre ai tanti amici presenti, ecco, ma che come in qualche modo ha un senso, ecco. Tutto questo, grazie. Può voler dire che tornerai un'altra volta? Perché no? Sì, io non ho nessun, anzi, ben contento ritorno, ma perché serve a me oltre che... Serve, se no sarei finito. Bene, allora alla prossima volta. Vedete voi. Alla prossima volta, grazie a nome di tutti.